State ascoltando Radia Parole in Libertà, la trasmissione dedicata agli studenti delle scuole superiori di Catania su Radio Catania. E noi ricordiamo il corso per conduttore radiofonico che è iniziato già venerdì 24 aprile. E per chiunque volesse saperne un po' di più, diamo l'SMS line al 346 95 45 032. C'è anche la possibilità per le band musicali che volessero affacciarsi al panorama appunto musicale, anche eventualmente essere ospiti qui da noi, di poter inviare materiale, per esempio a radiact@libero.it come indirizzo mail, o anche a Progetto Radia presso l'Associazione Culturale d'Ardeni in via San Gaetano 22 95 100 a Catania. Abbiamo parlato già nella prima parte con il preside del De Felice, che è il nostro ospite, il preside Francesco Ficicchi. Adesso ci hanno raggiunto anche due ragazzi che salutiamo: Giuliana Spampinato, rappresentante di istituto. Ciao Giuliana. Buonasera. E Fabrizio Garozzo, anche lui rappresentante. Buonasera Fabrizio. Allora, intanto la prima cosa che vi dico proprio a bruciapelo, non vi vedevo molto convinti, lo dico subito a Giuliana, è quando il preside ha parlato delle condizioni della scuola. Secondo quello che vedevo fuori, diciamo, dal nostro vetro, non eravate molto d'accordo. Il preside parlava di scuole in buone condizioni. Invece, Giuliana, qual è la situazione? Allora, la nostra scuola è stata, adesso, diciamo, la stanno sistemando, appunto, come ha detto il preside, in questo momento anche fuori si può vedere un ponteggio perché appunto si sta sistemando, però diciamo che le condizioni della nostra scuola da un po' di anni a questa parte sono state molto precarie, diciamo così. Adesso abbiamo avuto qualche problema appunto per questa ristrutturazione della scuola, alcune classi sono spostate. È una scuola, come ha detto il preside, abbastanza antica, quindi abbiamo avuto qualche problema, però adesso speriamo che nell'arco di un paio di anni qualcosa si possa risolvere. Ma questo ha creato in passato delle, diciamo, non dei dissapori, ma delle forme anche di protesta da parte degli studenti nei confronti delle strutture? Immagino di sì, anche se il preside era molto ecumenico da questo punto di vista. Sì, fino a quest'anno ne abbiamo avute diverse. L'anno scorso soprattutto avevamo seri problemi. L'anno scorso il preside non c'era, per carità. No, due anni fa non c'era. con le fogne che uscivano continuamente, quindi ragazzi uscivamo tutti arbitrariamente prima, era un errore nostro uscire prima, però lo facevamo e questa era la nostra forma di protesta, diciamo, ci rifiutavamo di stare in classe. Giuliana, tu fuori onda ci dicevi che ti occupi delle assemblee studentesche. Ecco, quali sono i risultati ottenuti all'interno del comitato studentesco e quanto influisce la voce studentesca al consiglio d'istituto? Allora, penso che la voce studentesca al consiglio d'istituto influisce abbastanza, in quanto grazie a Dio abbiamo un consiglio d'istituto che viene molto incontro ai ragazzi, sia il preside che gli altri docenti che ne fanno parte. Di questo non ci possiamo lamentare. Purtroppo i ragazzi non sono più partecipi alle attività della scuola come succedeva negli anni passati, però comunque noi quest'anno abbiamo potuto dare il meglio di noi. Io volevo sentire anche Fabrizio Garozzo, che se non sbaglio è studente della, diciamo, l'altro stabile, quello via Sant'Euplio. Sì, perfetto. Tu sei soddisfatto dal tuo punto di vista della situazione in via Sant'Euplio? Come struttura? Certo. Ma come struttura bene o male si avvicina a quella della centrale. Quindi una struttura antica, diciamo. Sì, molto. Senti, tu ti occupi di attività sportive prevalentemente. Sì. Sì, abbiamo organizzato ultimamente delle partite tra noi ragazzi della succursale contro quelli della centrale e anche tra alunni e docenti. Volevo sentire il preside su questi temi che hanno evocato i ragazzi. Intanto la Giuliana mi sembrava abbastanza combattiva. Lei come si pone nei confronti, diciamo, delle forme così anche di protesta che vengono esternate prevalentemente, se non sbaglio, a inizio d'anno? Il rapporto con i ragazzi è positivo e costruttivo. Bisogna riconoscere che, vedendolo nel panorama nazionale delle proteste, il De Felice non esubera, diciamo, rispetto ai limiti che hanno avuto in tutta la nazione. Per il resto devo dire che il rapporto è abbastanza costruttivo, anche perché i ragazzi sono ben rappresentati all'interno del consiglio d'istituto, quindi lì riusciamo ad avere una camera di compensazione fra le loro necessità e le possibilità che ha la scuola di rispondere a queste loro necessità. Allora, un'altra domanda ai due rappresentanti d'istituto: cosa ne pensate della riforma Gelmini? Fabrizio. Della riforma Gelmini? Ma penso che, come tutti gli studenti, la penso male, nel senso che così non andremo avanti. Cioè, l'Italia ha bisogno dei giovani che vanno avanti nello studio per riformare di nuovo la nazione. Cioè, siamo in una crisi e i giovani sono la base fondamentale di tutto ciò. Giuliana? La penso allo stesso modo, i giovani hanno bisogno di avere spazio, di poter studiare tranquillamente, e non penso che siamo giovani che non hanno voglia di andare avanti, anzi, sul tratto
tutt'altro. Siamo in un momento di crisi, come ha detto Fabrizio Garozzo, e purtroppo ci stanno venendo negate delle nostre possibilità future lavorative e appunto scolastiche. E non ci vengono incontro. E quindi adesso il parere del preside lo sentiamo dopo la canzone, perché è giusto che anche il preside dica la sua. Intanto ringraziamo i primi due rappresentanti degli istituti del De Felice, cioè Giuliana Spampilato e Fabrizio Garozzo. Grazie. Grazie a voi. Tra un po' avremo altri due ospiti, a tra poco.